Non ho sentito parlare di, ho sentito anzi parlare molto di paesaggio, rispetto del paesaggio. Allora vorrei sapere questi politici dove erano 40 anni fa, o se hanno mai fatto la Salerno-Reggio Calabria, o se hanno mai attraversato il ponte di Messina con quei due tralicci enormi, bellissimi, che sono lì. Allora, non nascondiamoci dietro un dito, per favore. Siamo più realisti, meno populisti. Facciamo meno gli interessi del popolo. Cioè cerchiamo di dire le cose come stanno, in una maniera molto semplice e molto carina. Le paleoliche danno fastidio. Io penso che avrebbero dato fastidio anche i mulini a vento a questi signori, perché le paleoliche nascono dai mulini a vento. I mulini a vento forse non sanno che sono stata la risorsa, 1400, 1500, 1600 sono stata la spinta tecnologica per quelle civiltà. Non ho sentito un'alzata di scudi quando è stato cacciato il premio Nobel, si parla molto bene di tanti premi Nobel che sono dei saltimbanco come Dario Fo, ma nessuno ha alzato uno scudo in difesa del professor Rubbia. Dato che gentilmente abbiamo cacciato un premio Nobel come professor Rubbia, gli spagnoli si riscaldano a metà prezzo di quello che paghiamo noi. Non ho sentito nessuno che ha spento a nord o a sud il riscaldamento o la luce per l'energia che viene dalla Francia, che è generata da nucleare. Ho partecipato alla riunione che è stata fatta al Palazzo della Regione dove si parlava di poesia. Il mio sindaco parla molto di poesia, parla dell'infinito, di quella magnifica collina del Leopardi, ma si dimentica di dire che Leopardi non è tutto, a scuola era uno sfigato. Ma si dimentica anche di dire che essendo lui l'alto commissario di Piazza Armerina, e si dimentica di dire della Valle dei Templi, e si dimentica di dire tante altre cose. Allora io voglio fare un comitato e chi ci sta dovrà disporre di buon fegato, perché io voglio abbattere il primo vero traliccio che ha dato la possibilità di quelli che oggi vengono chiamati gli elettrodotti, e parlo dell'ingegner Eiffel. Voglio abbattere questa, perché questa mi turba, mi disturba, mi dà fastidio. Quando io vado a Parigi e vado sulla terrazza del Beaubourg, quando vedo il Sacré-Cœur alla mia destra e vedo questa al centro della città, mi disturba, lo vorrei abbattere. Parliamo di paesaggio? Benissimo. Sono a disposizione di tutti i professori del CNR e di quant'altro. Se vogliamo parlare di paesaggio, io vorrei un consiglio su quest'altra. Disturba? Certo, disturba. Provate a dire a un parigino di abbatterla, provateci. Parlano di poesia? Benissimo, Vittorio Hugo sarebbe orgoglioso di questa visione, e questo non è un fotomontaggio, questa è la visione che si ha dal centro Pompidou, dal Beaubourg, nella magnifica Parigi. E allora, signori, il problema qual è? Si è contro la fisicità della paleolica o si è contro l'eolico? Oppure, diciamolo ancora meglio, ci sono degli interessi contrastanti, e per interessi parlo di soldi. Nessuno ha parlato di mimetizzazione. Sapete quanto spende lo Stato americano per le ricerche, per la mimetizzazione dei militari americani? L'equivalente di quello che è il PIL della regione Sicilia, soltanto per mimetizzare uomini, cose e aerei. E allora, noi credo che veramente stiamo facendo, e Cervantes aveva ragione, la battaglia contro i mulini a vento. Cioè noi abbiamo a disposizione le più alte tecnologie. Io vi posso dimostrare che una paleolica a 100 metri non la vedete. E tanto è vero questo, che quando ci sono determinate situazioni atmosferiche, quindi si crea nella sostanza quello che io vado a creare artisticamente, voi la paleolica non la vedete, oppure ne vedete un pezzo, ma dimenticate
una cosa molto importante, che mentre i tagli che vengono effettuati in questo momento sulla Salerno-Reggio Calabria, a ridosso della montagna e del mare, non saranno più sanabili. Una paleolica si può smontare. I responsabili di vari assessorati a dire che tutti i siciliani devono avere il beneficio dalle energie alternative. Perché non vengono con me e con un contadino della Val del Belice a chiedere un finanziamento alla banca per mettere un mini eolico? E vediamo qual è la risposta. Allora l'intervento non si deve fare sulla progettualità dell'eolico, ma intervenire sulle banche che diano credito a chi ha bisogno di mettere un mini eolico per creare energia. Terna e Enel non hanno la rete a sufficienza, e qual è il problema? Il problema è delle paleoliche o di chi invece non fa quello che dovrebbe fare da anni, cioè rigenerare questa rete elettrica che è vecchia di 40 anni. Il problema è semplicemente questo, che un magnifico parco eolico, che le pale assomigliano a degli enormi girasoli, sono convinto che i vostri figli ne sarebbero orgogliosi, perché diventa pedagogico e didattico. Pedagogico e didattico per un motivo semplicissimo, che sin dalla tenera età insegna il rispetto per l'ambiente. Perché tanti che oggi vogliono rispettare l'ambiente o parlano di rispetto dell'ambiente, per l'ambiente non hanno mai fatto nulla, perché non credo che un grosso difensore come Riva di Meana torni a casa e si domandi: la luce e il riscaldamento viene dal nucleare, dall'eolico o dal carbone? E sicuro di questo, se viene dal nucleare, non credo che stacchi le sue spine. Grazie.